Bene, buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro su Maria Giudice, a presentare questo bellissimo romanzo di Maria Rosa Cutrufelli. Ecco, più che un romanzo è una biografia, ma direi anche un'autobiografia, un'autobiografia dell'autrice, ma anche una biografia, come dire, collettiva di una generazione che ha fatto, che ha una storia politica alle spalle. Perché attraverso questa figura di Maria Giudice, Maria Rosa si interroga sia sulla sua storia personale dal 68 in poi. E lì c'è Goliarda Sapienza, la sua amica, c'è Adele Cambria, sono a casa di Adele Cambria, Clara Sereni, insomma nomi importanti, Elena Giannini Belotti. Ecco, e lì Adele Cambria propone di scrivere un libro sulla guerra, un libro collettivo. Ed è da una frase di Goliarda Sapienza che prende all'avvio di questo racconto biografico, diciamo autobiografico, quando Goliarda dice... la guerra, la pace mente, no? Quindi non anche la, anche la parola pace mente, che mentre tutte quante erano anti, quindi pacifiste, antibelliciste, Goliarda Sapienza invece si espone con una posizione, diciamo, contraddittoria, diversa. E qui Maria Rosa comincia a interrogarsi su come mai Goliarda abbia questa posizione. E lei, che è figlia appunto di Maria Giudice, conosciuta per le sue posizioni pacifiste contro la Prima Guerra Mondiale, che è finita in galera per tanto tempo, eccetera. Quindi, però, Goliarda Sapienza è stata partigiana, quindi diciamo c'è guerra e guerra, e c'è una guerra necessaria. Infatti Goliarda parla di necessitarietà della guerra, no? Cioè una guerra che va combattuta quando ci sono le condizioni per farle, quando appunto le condizioni sono così estreme. E da questo incipit che parte appunto dal gruppo di scrittura, che inizia il racconto su Maria Giudice, no? Su questa donna importante. Ecco, su Maria Giudice ha scritto soprattutto Vittorio Poma, questo libro ormai, diciamo, poco mai fuori catalogo, che si intitola Una maestra fra i socialisti, l'itinerario politico di Maria Giudice, pubblicato dalla Terza nel 1991. Quindi un testo che più o meno è stato scritto quando Maria Rosa e le sue amiche si vedevano nel salotto di Adele Cambria. Un libro, diciamo, importante. Vittorio Poma è qui con noi, ringrazio di essere venuto. Vittorio Poma ha avuto una borsa di studio proprio per studiare Maria Giudice, perché poi magari ce lo racconterà, che è una delle prime domande che vorrei fare, è proprio come è arrivata Maria Giudice, sia i giornali, no, su cui Maria Giudice scriveva per esempio su Il Grido del Popolo, a Voghera, poi sulla Difesa della Lavoratrice a Milano, poi sull'Avanti e a Torino diventa la prima sindacalista e direttrice della Camera del Lavoro di Torino, e qui appunto la sua posizione pacifista si esprime in tutto il suo insomma, con tutta la sua chiarezza. E qui si rompe anche la vita politica e la vita intima di Maria Giudice, trovano, come dire, una spezzatura, perché con Civardi si arriva alla rottura, no? Civardi parte per la guerra, qui lo vedete in tenuta militare, e Civardi scriverà alle sorelle, non più a Maria Giudice, però poi Civardi morirà e finisce così, diciamo, questa storia. Con Civardi avrà 7 figli. E infatti questo è un altro tema, un motivo ricorrente anche negli altri romanzi di Maria Rosa, che è il tema della maternità, no? Una maternità che è voluta da Maria Giudice. E volevo chiedere a Maria Rosa magari di raccontarci, perché lei si pone delle domande su questa vicenda, e anche Vittorio Poma, no? Perché da una parte
Maria Giudice non vuole il matrimonio perché vuole essere libera e quindi si attiene alle regole dei socialisti dell'epoca. Dall'altro però non è malthusiana, quindi non accetta, come dire, il controllo delle nascite e quindi fa un figlio ogni anno praticamente. E quindi c'è questa, come dire, questo strano personaggio che è anomalo rispetto anche al mondo socialista, ma anche alle altre donne di quegli anni. Così come, e quindi anche sul tema della maternità, diceva Maria Rosa, cita una frase di Goliarda Sapienza che dice che la maternità per sua madre era la carne, no? Nasce dalla carne ed è la carne stessa che chiede di fare figli. Ecco, questi sono i sette figli di Maria Giudice. Vedete, nel romanzo Maria Rosa descrive la foto, poi ce ne parlerà lei. Ecco, lei al centro e tutti i sette figli sono i sette figli di Civardi. Qui questo invece è Sapienza, l'ultimo uomo che poi con cui starà negli ultimi anni della sua vita, da cui avrà come figlia Goliarda, no? Che è questa. Qui c'è Peppino Sapienza insieme a Goliarda Sapienza, che credo siano a Roma. Questa è una foto invece che trovate nel libro di Maria Rosa Cutrufelli su Maria Giudice. Ecco, un romanzo quindi importante, no? Perché restituisce non solo una cronologia, perché quello di Iole Calapso è più una cronologia di fatti, no? Ma uno spessore qualitativo, emotivo. Ci sono le emozioni, ci sono le lettere, ci sono anche i diari, le scritture di Maria Giudice, che scrive poesie o scrive dei testi, perché lei ama leggere. Tolstoi, come ricorda Vittorio Poma, era uno scrittore molto amato e molto diffuso in quegli anni. Ecco, quindi io, diciamo, una biografia strana, perché poi le sue contraddizioni le paga perché finirà, diciamo, soprattutto durante il fascismo, andrà a Roma con la figlia, però poi sarà finirà in una clinica psichiatrica, però, diciamo, nel secondo dopoguerra ritrova i compagni, ritrova soprattutto Angelica Balabanov, che era la sua amica che aveva trovato in Svizzera quando era partita per partorire la prima figlia. Ecco, io direi, insomma, che questo libro è da leggere perché è appassionante, e vorrei chiedere, vorrei far intervenire prima la scrittrice Nicoletta Bortolotti, che concorre in questo momento per il premio Strega con il romanzo Un giorno, una donna, la storia di Christine de Pizan, che è un bellissimo romanzo, e mi faccio i miei complimenti. E ha scritto anche romanzi, racconti per ragazzi, ma soprattutto un romanzo che secondo me è interessante, che è quello Chiamami sottovoce, sui bambini nascosti negli armadi in Svizzera, sono i bambini immigrati, figli di immigrati, che è una storia, diciamo, ancora da scoprire, ancora da conoscere. Ecco, io quindi lascerei la parola a Nicoletta Bortolotti perché appunto ci dica qualcosa su questo romanzo, che è bellissimo, sì. Ma in realtà saluto tutti voi e forse direi qualcosa sul romanzo di Maria Rosa, che tra l'altro io mi sono chiesta come mai proprio lei si è sentita chiamata a scrivere di Maria Giudice. E io penso che io ho sentito un passare nitido sul mondo in Maria Giudice e in Maria Rosa, un'onestà intellettuale, un'autorevolezza e una generosità, proprio come atteggiamento letterario, personale e politico e pubblico.
E quindi ho ritrovato in questo aspetto una comunanza, poi in altri aspetti no. Questo racconto biografico l'ho trovato davvero incantevole. Fra l'altro, ecco, sulla scrittura di cui insomma accennavi prima, il fatto che Maria Giudice si sia accostata alla scrittura da prima, no, al giornalismo, è una scrittura che è tramandata per via materna, di madre in figlia, questa passione, no, per i classici. E io magari ha introdotto benissimo il personaggio, magari ecco mi soffermo un momento sulla scrittura di Maria, certo, Rosa Cutrufelli, che è una scrittura molto avvolgente, ma che poi a un tratto si fa acuminata con la chiusa finale, che in qualche modo scardina l'assunto di partenza. Le frasi sono costruite, quindi anche in modo disteso, tornito, ma poi c'è la domanda finale che rimette in gioco tutto, che in qualche modo spiazza il lettore e fa sì che ci si interroghi. E ho apprezzato moltissimo il fatto che queste domande frequenti nel romanzo, domande rivolte anche al mistero dell'esistenza di Maria Giudice, non trovano risposta, e Maria Rosa abbia il coraggio di sostare nel silenzio della domanda, senza cercare facili soluzioni interpretative. Quindi questo l'ho apprezzato molto. Mi ha colpito questo passaggio. Cito, allora, se c'è da discutere o da organizzare un'avvertenza sindacale, non si tira indietro, Maria Giudice, naturalmente. Sale sugli omnibus o sui treni con la sua espressione seria, parola di prefetto, e il portamento disinvolto. Siede in una carrozza di terza classe, in mezzo alla gente di campagna, e guarda scorrere il paesaggio. Le cimoniere che spuntano in lontananza, o i solchi della aratura nei campi, mangia quando capita e dorme in case sconosciute, ospite di compagni di partito o dei responsabili del sindacato. Il solo posto in cui Maria riesce a sostare è il carcere. Qui deve fermarsi. Ecco, allora sembrerebbe quasi che l'estrema tensione fra un nomadismo libertario in qualche modo e la realtà invece della detenzione carceraria, che Maria Giudice conosce con molta frequenza, segnali la difficoltà di abitarsi, cioè la difficoltà di sostare in quella terra di mezzo chiamata casa, in qualche modo. E forse questa casa, questo posarsi, lo troverà solo in Sicilia, in una certa parentesi anche lunga della sua vita, dove poi anche la malattia costituirà quasi un rifugio estremo, quasi una libertà curante. E mi viene quasi da pensare, leggendo il tuo libro, che il carcere sia fuori dal carcere, il vero carcere, che poi lei sperimenta. E quindi ecco, questo è un aspetto molto molto interessante. Un altro aspetto che mi ha colpito è questa dicotomia tra la leonessa del socialismo, dove la parola leonessa attiene a proprio una dimensione carnale, corporea. Cioè, da un lato abbiamo la madre che deve sfamare i cuccioli, la madre leonessa. Dall'altro abbiamo l'immagine rarefatta, spirituale, ideale della samaritana del socialismo, che ha quasi una connotazione religiosa, anche se siamo in un terreno totalmente lontano dalla religione. E quindi anche in questo senso Maria Giudice è donna di estremi, e in qualche modo ecco mi chiedo quali corde intime ti abbiano spinto a raccontare di lei. Sì, bene, sì, magari può parlare.
Non tocco niente, no, ho una certa consuetudine con i microfoni, quindi so quanto delicati siano, per cui va bene così, mi pare, no? Anche come distanza. Sì. Bene, intanto inizio con un ringraziamento doveroso, ma anche sentito, all'Unione Femminile Nazionale che mi ha invitato a portare il mio pensiero, che poi diventa un ricordo, perché il libro su Maria Giudice è quella che si può definire un'opera giovanile. Ancora non ero nemmeno ricercatore all'università, anzi forse questo è il libro che mi ha aperto le porte della carriera universitaria, ed è una delle opere a cui sono ovviamente più affezionato, quindi mi fate fare un tuffo nel passato molto volentieri. Il secondo ringraziamento va all'autrice Maria Rosa Cutrufelli, perché io condivido quello che ha detto la scrittrice Bortolotti, scusate, ma questo volume ha una forza narrativa non comune. Noi siamo abituati a leggere romanzi che parlano anche di persone, di figure storiche inventati ad uso e consumo di uno certo stilema. Io ho apprezzato il rigore con il quale Maria Rosa Cutrufelli ha seguito la vicenda personale di Maria Giudice, basandola su una paziente, accurata, diligente e puntuale ricerca dei documenti, anche delle fonti bibliografiche. La ringrazio anche per aver avuto la cortesia di citarmi nel suo volume, ma non è questo che intendevo dire che è un lavoro rigoroso che rende giustizia e merito alla verità storica del ruolo che ha avuto Maria Giudice. Però ha una forza narrativa ed evocativa che sta dentro la capacità di saperci proporre non solo i passaggi della vita politica e sindacale di Maria Giudice, ma anche i suoi stati d'animo. E questi stati d'animo possono essere il risultato o di informazioni che lei ha avuto la sensibilità di raccogliere in queste conversazioni con la figlia, che può averle anche rivelato dettagli, aspetti che nei documenti freddi degli archivi di Stato non si trovano, oppure anche di una non comune capacità di saper fare quello che diceva Manzoni quando parlava del romanzo storico, che in fondo chi scrive di storia, anche romanzata, ha un compito non facile, che è quello di non darci l'idea della mera e nuda realtà, ma di rifare le polpe al carcame della storia. Questa era un'espressione molto bella. Tra l'altro citare Manzoni qui a Milano mi mette un po' i brividi, adesso dico la verità. Però è vero. Io spero che questa mia, come dire, considerazione venga apprezzata per quello che vuole significare. Non una fantasiosa ricostruzione, una però capacità di saperci dare un contesto che, se non raccontato con la forza della narrazione, finisce per restituirci solo la freddezza di alcuni momenti, di alcuni fatti. Ecco, questo è molto importante per chi, credo, come Maria Rosa Cutrufelli, ha l'ambizione e il desiderio di riproporci un personaggio caldo, non un personaggio freddo. Devo dire, Maria Giudice era un personaggio vulcanico. Sì, certo. Sarebbe difficile riassumere in poche parole le tante facce della personalità, della figura di Maria Giudice. È una figura definita minore. Lo dico sempre con un certo disagio, perché tutti siamo condannati, soprattutto noi che facciamo storia, a vivere quello che Nietzsche chiama il terribile potere distruttivo della storia universale. Ci sono figure che scompaiono perché vengono cannibalizzate dalla storia universale, eppure hanno un ruolo importante. Tante figure femminili, ma non solo femminili. Cito, fra poco uscirà un volume di Carlo Greppi su Lorenzo, che è una figura sconosciuta che ha aiutato Carlo Levi durante la sua deportazione, a superare momenti difficili. Primo Levi, superare momenti difficili.
Ci sono figure femminili che ci vengono restituite con la forza del romanzo narrativo da Ilaria Tutti, come Vento cucito alla terra, queste due donne medico alle quali è impedito in Inghilterra poter esercitare la professione e che decidono di accettare la proposta di aprire un ospedale di campo per soli uomini in Francia. Sono figure loro a ricamare. Bravissima. Sono figure minori, secondo me sono grandi figure. Sono figure invisibili, sono figure sconosciute, come lo è stata Maria Giudice, che però in quel contesto ha avuto un ruolo fondamentale. Perché il ricordo di questi personaggi va sempre contestualizzato, non solo perché sta dentro una storia, ma perché sta sullo sfondo di uno scenario che cambia e che noi a volte dimentichiamo. Sono gli anni fra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, anni difficilissimi per il nostro paese, per l'Europa tutta, anni di grandi fermenti, anni di diritti negati. E Maria Giudice ha il coraggio di prendere la penna, che è quella, come dire, l'arma che più le viene bene, oltre alla parola, e di incominciare a battersi per poter, come dice l'Unione Femminile Nazionale al momento della sua fondazione, elevare e distruggere la donna. Educare e organizzare, questi erano i due binari su cui Maria Giudice si muoveva credendoci. E lei sta, per quanto lontana dalle teorie spesso complicate e un po' sofisticate del riformismo di Turati, piuttosto che di Anna Kuliscioff, dentro un brodo di cultura che è tutto socialista, che nasce nel 1875 al congresso di Gotha come l'unione fra due correnti, quella lassalliana, pedagogica, educare, e quella marxiana, engeliana, che invece punta subito direttamente alla conquista del potere. C'è un tema che Maria Giudice percepisce senza renderlo troppo astratto alle masse, alle folle, alle donne, che è quello di acquistare consapevolezza del ruolo storico del socialismo e della possibilità di cambiare il corso della vita di tante persone, compreso anche quello delle donne. E Maria Giudice, guardate, a pieno diritto fa parte di quegli apostoli del socialismo, di quelle figure intermedie che si fanno carico di trasmettere fino a renderlo comprensibile il credo alto, elevato dei grandi pensatori del socialismo, cosa non facile in un momento in cui dilagava l'analfabetismo, la sottocultura e soprattutto l'emarginazione delle donne che, come dice giustamente uno dei pannelli dell'Unione Nazionale Femminile, erano relegate a un ruolo domestico, a un ruolo materno. Maria Giudice fa saltare qualcosa. Lei ha la capacità di saper riempire i cuori di speranza e accendere gli animi di entusiasmo. Io lo dico uscendo un po' dal ruolo dello storico che è chiamato a ricostruire puntualmente, organicamente, meccanicamente tutti i passaggi e a motivarli con... Perché ho letto i suoi articoli, ho letto le sue prese di posizione, ho letto con quale pazienza, con uno pseudonimo come quello di Magda, parlava ad ogni singola compagna, come la definiva lei, che viveva un piccolo problema o un dramma o un momento di scoraggiamento. Ecco, queste sono figure che tengono insieme un tessuto sociale che diversamente sarebbe molto sfibrato, molto sfilacciato. E in questo mette in gioco tutta se stessa, fino all'autolesionismo. Perché poi lascio che sia con la delicatezza e il tatto con cui l'ha trattato nel suo volume Maria Rosa Cotrofelli a parlare della sua maternità. Un uomo che parla della maternità non è mai credibile per definizione, quindi è meglio che non si avventuri su questo piano. Però certo, la scelta di mettere al mondo tanti figli, che era contraria, andava un po' in controtendenza rispetto agli ideali socialisti, mentre apparteneva di più alla cultura cattolica, no? Lo sappiamo. E questo di cosa ci dice di Maria Giudice? È ancora un punto di domanda, secondo me. Dice che era una donna coraggiosa o dice che era una donna incosciente? Dice che era una donna che comunque non voleva rinunciare alla propria maternità o che una volta messo al mondo un figlio, due figli, non poteva più rinunciare alla sua vocazione di vita, che era quella di stare in mezzo ai diseredati, di stare in mezzo, di dare voce a chi non ne aveva.
E quindi dobbiamo accettare l'idea che la maternità sia stato un errore oppure una scelta di coraggio che ha valorizzato, esaltato la sua femminilità, ma nello stesso tempo non l'ha privata del desiderio e della voglia di andare incontro alla storia con quella potenza, quella forza che ci viene restituita nel quarto stato di Pellizza da Volpedo. Ecco, queste grandi masse che avanzano verso il futuro. Mi piace questo libro della Cotrufelli perché ci dà un sentimento che diversamente perderemo. Grazie. Maria Rosa. Prego. Beh, sono imbarazzata dopo tanti elogi. No, grazie per le vostre, per questa triplice lettura. Allora, quali corde, tu dicevi, ha toccato Maria Giudice per farmi scrivere di lei? Ne ha toccate parecchie, devo dire, come poche altre persone, viventi o non viventi, insomma, ne ha toccate parecchie. Allora, intanto devo dire, questo libro non doveva essere scritto, cioè non è un libro che io di solito, insomma, covo un'idea per anni, poi all'improvviso dico, beh sì, questa la devo scrivere, lo faccio. No, questa è venuta addirittura per commissione, cioè un giorno mi telefonano da questo editore romano che si è inventato questa collana particolare diretta da tre donne che io amo, cioè la Terranova, Giulia Caminito, Nadia Terranova e Viola Lo Moro, tre femministe, tre scrittrici, che fanno questa collana particolare in cui dice in cui delle scrittrici scelgono una figura di donna che per loro è stata importante e la raccontano, però raccontando anche perché è importante per loro. In quel momento io non ho avuto, stavo scrivendo un altro romanzo che ancora è lì, che deve essere scritto, ho detto no, io questo libro lo scrivo e lo scrivo, devo scrivere di Maria Giudice. È stata proprio una cosa immediata, spontanea, ho detto subito sì e ho detto subito sì e Maria Giudice. Perché? Allora, per due motivi. Intanto Maria Giudice è la madre di Goliarda Sapienza, una mia non solo amica, ma appunto compagna di collettivo. Era un collettivo molto strano il nostro, era un collettivo non di scrittura, di scrittrici. Litigavamo ogni volta che ci incontravamo, era un litigio, ma era un litigio amoroso, ci piaceva litigare e poi neanche rappacificarci, era normale, era così che comunicavamo, perché ciascuna di noi la pensava in maniera sopra come si scrive, di che si dovrebbe scrivere, sulla letteratura, ognuno la pensava, cioè c'era appunto Adele Cambria che diceva in un romanzo mai scrivere si fece un caffè. Figuriamoci, appunto c'era Clara Sereni che ha scritto un romanzo intitolato Passami il sale, cioè quindi come vedete erano non solo, ma in quel gruppo c'era anche una differenza generazionale molto forte, perché Goliarda aveva l'età di mia madre, cioè vi parrà impossibile, ma io e Clara Sereni avevamo la stessa età, eravamo le giovani del gruppo, quindi potete immaginarvi quanto tempo è passato da allora. Però appunto in questa cosa che era più di un'amicizia, era proprio la compartecipazione a un discorso sulla scrittura e sul mondo e sul posto che la scrittura ha nel mondo e su come dovrebbe starci. E lì che
è diventato così forte il nostro essere insieme e ha preso vita anche la madre di Goliarda, perché la madre di Goliarda è la scrittura di Goliarda. Cioè non si può capire ciò che Goliarda ha scritto se non si conosce sua madre, se non si... io ho conosciuto così questa donna che mi è sembrata talmente enorme, talmente le sue contraddizioni erano le contraddizioni, fra l'altro, della mia generazione, no? Questo discorso che facevamo come vecchie femministe degli anni 70, il personale e politico, non il pubblico e personale, per carità, che è tutta un'altra cosa, non c'entra niente. Il personale e politico, che apriva delle contraddizioni dentro di noi grandissime, e penso ancora irrisolte, però insomma, era la stessa contraddizione che Maria Giudice viveva con tanto coraggio e con tanta disperazione anche. Con tanta disperazione, sì. Io proprio per questo, fra l'altro, avevo già usato, fra virgolette, Maria Giudice, l'ho fatta, lo racconto nel libro, Maria Giudice l'ho divisa in due, cioè la sua vita era così grande, così enorme, che dalla sua persona potevano venirne fuori un sacco di personaggi. E infatti nel libro che ho scritto sul Novecento delle donne, in realtà si è d'amore e d'odio, le due sorelle capostipiti in realtà sono una sola, cioè era Maria Giudice. Io ne ho fatte due sorelle che sono le capostipite poi di nipoti, pronipoti, cioè vanno dal primo Novecento al Capodanno del 2000. Quindi l'avevo divisa in due. Io mi sentivo in colpa perché in qualche modo avevo ridotto la sua complessità, no? L'avevo semplificata in qualche maniera, e allora dovevo riparare questo torto. E quindi il libro è nato dall'amore combattuto con Goliarda, dalla riconoscenza per Maria Giudice e da questo suo coraggio disperato, che io riconosco molto mio, cioè molto vissuto dalla mia generazione, che era la generazione appunto che va dal 68, subito dopo sono diventata femminista perché mi ero stufata di fare l'angelo del ciclostile e quindi sono diventata femminista, e da lì fino ad oggi sempre femminista sono, anche se attraversata da femminismi diversi. Ecco, queste le corde, e quindi è chiaro che è un libro, è un'autobiografia, come dici tu, in qualche modo è un'autobiografia, non solo perché c'è il gruppo delle scrittrici, non solo perché c'è Goliarda, ma perché è proprio l'autobiografia della nostra generazione, che era una generazione mescolata ad altre generazioni, perché appunto Adele Cambria e Goliarda erano molto più vecchie di me e di Clara. Allora, quindi su questo penso di essere stata forse esaustiva, ma poi me lo direte voi. Il libro di Vittorio Poma per me è stato fondamentale, fra l'altro glielo raccontavo, cioè, come dire, è stata un'avventura, perché io ho cominciato questo libro, cioè me l'hanno chiesto, alla vigilia del lockdown, io l'ho cominciato nel lockdown, e questo cosa significava? Che appunto questo libro che si trovava nella biblioteca di storia moderna e contemporanea a Roma, cioè,
la biblioteca in quei giorni chiudeva. E io ho avuto la fortuna, perché senza il libro di Poma, devo dire, mi sarebbero sfuggite tante cose, perché è una ricostruzione, soprattutto nella parte nordica, perché immagino anche che l'archivio è più completo, no? E quindi la parte nordica è quella proprio fatta minuto per minuto, no? Ho potuto seguire minuto per minuto. Insomma, sono riuscita, hanno aperto un giorno il prestito esterno, no? Io sono corso, ho preso il libro e poi invece di dovevo restituirlo in 15 giorni era tutto chiuso, 6-8 mesi sono passati prima, il che mi ha facilitato, ho fatto naturalmente le fotocopie e quindi insomma per me al di là appunto del libro di Vittorio Poma c'era Goliarda e non solo sicuramente i racconti di Goliarda ma anche i suoi libri e nei suoi libri c'è scritto tutto. C'è tutto, ci sono i sentimenti suoi e di sua madre, cioè i sentimenti di Maria. Li ho capiti anche attraverso i sentimenti di Goliarda. Leggere, io ho riletto sempre per scrivere questo libro, Il filo di mezzogiorno. E mi sono messa a piangere, ho detto scusami Goliarda, se mi senti dove sei, perdonami, non avevo capito. Quando l'ho letto la prima volta non avevo capito fino che cosa davvero tu stavi facendo, non avevo capito neanche la tua grandezza. Questo libro in cui lei racconta come la sua follia si rispecchia nella follia materna e la follia materna si rispecchia nella sua e come entrambe cercano di uscire. Noi ogni tanto siamo destinate a riposarci nella malattia, quello che dicevi tu e lo riscontro in quello che diceva Goliarda, cioè il riposo era la galera e la clinica dopo la clinica psichiatrica. Peraltro è molto facile capire perché è finita in clinica psichiatrica. Scusate, una donna che era abituata a stare sempre in mezzo agli altri, a viaggiare, parlare, fare comizi e in più poi il problema dei figli e dove li metto, vabbè, questo è un altro discorso, ma una donna che non aveva un minuto libero, doveva guadagnare, quindi scriveva sui giornali. Gramsci è stato un suo redattore e infatti lei diceva di Gramsci questo giovanotto sempre ha queste teorie un po', a loro piace andare avere le idee un po' per aria, dovrebbero un pochino essere più attenti alla realtà materiale degli operai insomma, quindi era abituata a questa pienezza eccessiva, anche mi stanco solo a pensarci, a questa eccessiva pienezza di vita si trova con il fascismo praticamente segregata in casa. Non può, allora le chiudono i partiti, il sindacato, le chiudono i giornali. Lei chiede di poter insegnare, lei era maestra. Mi dicono, ma signora sta scherzando, facciamo insegnare lei? No, lei non può insegnare. Doveva firmare tutte le sere in questura perché non poteva uscire. Per poter andare a trovare i suoi al nord, una volta le hanno dato questo permesso, quando lei ha portato le figlie su. Che cosa poteva fare se non... E lei allora ne approfittò per studiare il greco, per studiare il latino, per fare... Ma cosa poteva fare se non impazzire?
francamente mi pare che era il minimo che le potesse succedere. E quindi, l'altra cosa, e poi mi fermo, sì, questa cosa che diceva il professor Poma, allora, perché figure come Maria Giudice vengono definite minori nel socialismo? Certo, Maria Giudice non è Turati, no, non è Turati, ma Maria Giudice ha fatto cose forse anche a volte più importanti di quanto abbia fatto. No, vabbè, non voglio fare i confronti sono sbagliati. Ognuno ha i suoi pregi, i suoi difetti, le sue. Ma perché una che ha dato la vita ed è stata importante per gli operai del nord, perché era segretaria della Camera del Lavoro di Torino, la prima donna, che era la città operaia per eccellenza, quindi essere la segretaria del lavoro di Torino era una cosa importantissima. E poi in Sicilia, invece, nelle leghe contadine, erano le leghe contadine che la chiamavano la Samaritana. Perché questa donna viene definita una figura minore? Vabbè, non è solo lei. Non è. Io penso che sia un destino che capiti spesso alle donne. Le donne sono minori per definizione, minori. Cioè non sono le maestrine, non sono le maestre. Sono le maestrine, sono appunto le figure minori del socialismo, quando non mi pare proprio. Però in Maria Giudice c'è un fatto in più, forse ne parlavo, lo dicevo prima al professore. Maria Giudice è sempre stata un bastian contrario. Cioè Maria Giudice non è mai entrata nel mainstream del socialismo. Era una socialista umanitaria di una corrente quindi secondaria, minoritaria, e non è rimasta fino alla fine, tant'è vero che alla fine si è pure confusa con Saragat. Cioè, lei è andata al congresso del 21 alla scissione, dove ci fu la scissione del Partito Comunista d'Italia, lei non disse no, io non sono una scissionista, resto socialista, ma anche all'interno del socialismo aveva appunto una posizione minoritaria, e in qualche modo questo rifiutare il mainstream, la corrente principale della storia, ti porta inevitabilmente a stare ai margini. Quindi forse questo, non so, è una cosa a cui mi ha fatto pensare un lettore che era intervenuto a una presentazione, dice non è che anche per questo, perché appunto è andata poi a confondersi con Saragat in anni in cui appunto c'era tutt'altra atmosfera culturale nella sinistra, no? L'ha portata a essere vabbè, sono cose che succedono, che penso Maria Giudice ha pagato volentieri, non lo so, ma la sua coerenza. Io mi fermerei qui, cioè ci avrei altre cose, però mi fermerei qui per sentire un poco se c'è qualcuno, e se no, caso vai. Sì. Sì, grazie Maria Rosa. Sì. No, c'è anche da dire che Maria Giudice non era una teorica, quindi non viene considerata una teorica del socialismo, e quindi viene considerata minore anche perché, diciamo, non è quella che dà la linea del partito.
era una che ci metteva il suo corpo, la sua testa, ma anche... No, non è tanto vero questo. No, lei era anche una teorica. Lei era nella direzione nazionale del Partito Socialista. Scriveva sopra i giornali ufficiali del Partito Socialista. Quindi era anche una voce autorevole, non era solo un'organizzatrice. Noi possiamo vederla anche così, ma la vediamo con gli occhi del pregiudizio che è venuto dopo, perché in quel momento no, lei era una voce autorevole, anche tant'è vero, anche l'odio, anche l'Anna Kuliscioff. Con lei e l'Anna Kuliscioff avevano posizioni differenti, ma proprio il modo con cui si combattevano, cioè fa proprio vedere che era un combattimento di idee, di posizionamenti differenti. Quindi non era solo lei non era solo un'organizzatrice, era proprio una dirigente e appunto lei diceva di Gramsci che era troppo teorico, troppo, che è diverso dal dire io non faccio teoria, lei la faceva. Sì, infatti Gramsci l'accusava di essere troppo banale, troppo semplicistica, troppo barricadera. Sì, perché appunto per lei era importante il linguaggio che arrivasse alle masse, che arrivasse alle donne, agli uomini. Ecco, mi chiedevo, ne parlavamo anche con Poma, con Vittorio Poma, quando arriva in Sicilia, no? Come avviene questo incontro? Perché lei è una del Nord, è una che ha vissuto quindi tra la classe operaia, anche se proviene da una provincia rurale come quella del Pavese, però lei entra subito in sintonia con la popolazione, con la Valle degli Albanesi, la Piana degli Albanesi, con i contadini, le leghe che occupano le terre e così via. E lì si scontra con la mafia, no? Si scontra, diciamo, con una situazione in cui i capi lega vengono ammazzati, come Alongi ed altri. Ecco, forse il segreto sta nella lingua che usa, no? Nelle parole che usa, nella forza anche di questa sua, di questo suo socialismo, che non è, diciamo, teorico nel senso tradizionale del termine, ecco, questo non teorico nel senso che non è una teorica, ma non è di quel linguaggio astratto, ecco, più che teorico forse non ha un linguaggio astratto, ma è immediato. E quindi è come se parlasse col corpo, no? E quindi si avvicina alle masse col corpo. Non so, ecco, diceva che tu ci sei arrivata a Maria Giudice attraverso Goliarda Sapienza, però Vittorio Poma come è arrivato a Maria Giudice? Perché è stato il primo lavoro, no? Su Maria Giudice. Mi incuriosisce sapere come questa figura l'ha coinvolto, l'ha interessato, cioè com'è andata la ricerca su questa donna. Rispondo io. Ma molto semplicemente, a Pavia, tra le tante figure autorevoli del socialismo pavese, ce n'era una, quale il professor Ugoberto Fascio Grimaldi di Voghera, che è peraltro molto amico di Vittorio Emiliani, che ha scritto diversi volumi di storia, Grimaldi. Un giorno mi viene presentato da un comune amico, io ero un apprendista stregone, uso questa espressione per, come dire, simboleggiare bene questa figura del ragazzo di bottega che cerca di imparare, che gli piace fare storia, gli interessa la storia e vorrebbe fare strada in università. Ed era fra l'altro il periodo in cui io facevo piccoli lavori, scrivevo recensioni, grazie soprattutto alla benevolenza
di Arturo Colombo, il papà di Claudio, che mi aveva preso un po' anche lui in simpatia, e all'insistenza di Marina Tesoro. Marina Tesoro è stato un po' il mio punto di riferimento in dipartimento, e un giorno mi chiama e mi dice: guarda, c'è Roberto Fascio Grimaldi, vorrebbe parlarti perché ha in testa questo lavoro e cerca un giovane studioso, ricercatore, aspirante ricercatore, allora non lo ero ancora, che abbia voglia di cimentarsi con questa figura. E io, fra l'altro, venivo da una tesi di laurea, adesso vi racconto proprio che cosa, magari anche per così alzare un attimino il livello di confidenza con la platea. E allora io mi sono laureato con una tesi storia dei partiti e movimenti politici sulla prima dissidenza del Partito Comunista nel secondo dopoguerra. Non so se avete mai sentito parlare dei Magnacucchi. Magnacucchi è un'espressione che mette insieme Valdo Magnani e Aldo Cucchi, che sono due parlamentari del PC, che in dissenso dalla linea del Partito Comunista decidono di uscire. Quelli che Togliatti bollò anche nella nobile criniera di un cavallo, ogni tanto s'annida qualche pidocchio, ecco il cinismo tipico di Togliatti. E allora mi intrigava, diciamo, restare in quest'area qui, nell'area della sinistra italiana, però dei primi del Novecento, perché volevo un pochino ampliare anche il campo delle mie conoscenze. Ero un ragazzo di 28 anni, quindi non è che potessi immaginare di avere già tutta la scienza infusa. Anzi, è stato per me un bel attraversare la storia del socialismo delle origini, certo da una prospettiva particolare. Allora Roberto Fascio Grimaldi mi mise in contatto con Tino Giudice. Tino Giudice è, credo, un nipote di Maria Giudice, che mi dice: ma io ho alcune cose, ho alcune carte, se vuole vederle. In effetti aveva qualcosa, ma non aveva moltissimo, e quindi io, che non avevo la presunzione di essere uno storico di grande livello, ma semplicemente un modesto ricercatore, gli dissi: guarda che secondo me ci vuole qualcosa di più. E la cosa finì lì. Poi a un certo punto mi prese l'idea di fare comunque un tentativo. È il primo tentativo che fai quando fai storia, quando cerchi delle carte, in quel periodo qual è? Vai all'archivio centrale dello Stato. All'archivio centrale dello Stato vedi se c'è un fascicolo. Difatti Maria Giudice sovversiva, c'era scritto. Allora andiamo a vedere questa sovversiva, che cosa mai combinato. E devo dire che il fascicolo di Maria Giudice è vero. No, c'è dentro della, tanta roba, dicono i giovani oggi. No, c'era tanta roba dentro. Però lei era seguita, era vigilata, vista, perché era quella, come la diceva Balavano, ardente propagandista, giusto? Ecco, che scaldava i cuori e che era pericolosissima, perché diceva delle cose. Poi era una donna, sapeva parlare, aveva una bella oratoria, era credibile, la gente la sentiva molto vicina, non parlava di teorie, lei parlava di problemi concreti, pratici, spiegava perché quelle teorie, in quelle teorie c'era anche la sua predicazione. Lei aveva questa, come si dice, vocazione al socialismo umanitario, a proposito degli aggettivi qualificativi che usano ogni tanto i socialisti, usavano i socialisti allora: intransigenti, massimalisti, riformisti, rivoluzionari, c'era di tutto. Lei fa parte del filone umanitario, che non è un filone, come dire, è un po' trasversale forse. Era intransigente, ma non l'intransigentismo politico, era intransigente rispetto al dovere di richiamare sempre i poteri dello Stato, comunque le autorità di governo, al rispetto dei diritti delle persone. E quindi lei si batteva proprio in questo senso, era intransigente. Però lei si riconosce nella figura del Gesù socialista di Camillo Prampolini, che allora parlare di Gesù socialista faceva come dire, tremare i polsi al Papa. Come Gesù socialista in quelle film? In realtà lei calava quella figura storica non dentro un contesto religioso, ma dentro un contesto sociale, che è la forza della predicazione anche evangelica. Detto questo, mi appassionò al punto che decisi di girare. Io credo che oggi, per un ricercatore di quegli anni, sia impossibile fare un lavoro di questo tipo, perché costerebbe troppo. Io ho girato
tutta l'Italia del Nord, dove ho potuto, Borgo Sardonino, Borgo Sesia, sono stato a Torino, Milano, vabbè, ovviamente, sono stato a Breidense, ma per cercare sui giornali, poi sono stato a Roma, sono stato anche a Catania una volta, non ho potuto fare di più perché incominciava a costare troppo e mia mamma mi cominciava a farmi conti in tasca e diceva forse è il caso di chiuderlo questo libro, no, lo dico anche così con grande simpatia, però mi sono appassionato al punto che Marina Tesoro nella sua introduzione riconosce come io mi sia fatto prendere dalla sindrome di Stoccolma, no? Cioè mi sono incarcerato da solo dentro la prigione di Maria Giudice, però devo dire che pur non avendo neanche lontanamente provato le fatiche e i sacrifici di Maria Giudice, mi sono fortemente immedesimato. Infatti nel libro a volte ho dovuto correggere alcune espressioni, alcuni modi di dire, perché andavano oltre, come dire, il confine che lo storico non deve mai valicare. Lo storico non può mettere se stesso dentro il racconto storico che fa, deve mettere gli altri, ma nel momento in cui mette gli altri deve mettere provando quello che dice. Io però avevo sviluppato una forma quasi di sentimentalismo anche qui. Era una figura, sì, che ti prendeva, ma perché? Perché era fuori dagli schemi completamente, era una donna di rottura. Lei era a suo modo trasversale dentro il socialismo e metteva anche il socialismo di fronte. Cioè, lei quando va in Svizzera la ballavano sull'aspetto come sull'onda di una fama, una propagandista, un attivista, brava. Lei arriva incinta e dice: ma come? Ma arriva una militante, io ho bisogno, ma arriva incinta. Cioè, erano cose che non entravano nella testa allora, almeno in una certa visione del mondo. E quindi devo dire, io che poi fondamentalmente sono un po' trasgressivo in maniera contenuta, ovviamente, mi sono fatto prendere da questa figura, mi è piaciuta molto, per cui ci ho messo dell'impegno, ho messo tutto, diciamo, la fatica di raccogliere tutto quello che ho potuto raccogliere, l'ho fatta, e devo ringraziare, quindi torno all'inizio della domanda, con Roberto Fascio Grimaldi, perché come dire, ha creduto che un giovane ricercatore o aspirante ricercatore senza esperienza e senza talento, allora, cioè meglio, senza esperienza e senza pitigrie, avesse il talento per fare questo lavoro. Ma sì, volevo aggiungere il fatto che tu, narrando di lei, hai compiuto non solo un atto letterario, ma un atto politico, nel senso di ci si chiede: ma perché in qualche modo è stata cancellata, come tante altre donne che sono state presentissime nella politica, come Pisa nella politica, nella storia? In qualche modo non è stato quel tipo di presenza a essere stato impedito, perché comunque era una presenza utile alla società e era una presenza che in qualche modo si poteva sfruttare. Sono scomparse dalla narrazione, cioè dalla tradizione, non sono state tramandate, e quindi in questo senso narrare di queste donne è un atto politico. Cito Luisa Moraro: scrivere ha a che fare con la polis moltissimo, la lingua che parliamo per comunicare con gli altri e metterci d'accordo è la mediatrice dei nostri interessi, bisogni e desideri. Ecco, era solo questa una piccola riflessione. E poi altri due aspetti che così volevo sottolineare in questo libro. Anzitutto la tecnica compositiva, cioè Maria Rosa è narratrice, come dire, in terza persona, etero-diegetica, ma in qualche passaggio affiora l'io, affiora il tuo io. Bellissimo, tra l'altro, l'io che si pone proprio in comunicazione con l'io di Maria Giudice, e questa tecnica la usi in un modo fluido, cioè non ha non è ingombrante, non si sostituisce mai, ma proprio dialoga. E non solo, ma, e qui secondo me sfiori il virtuosismo, verso la fine, quando ricompare Gogliarda, che era comparsa all'inizio,
ti rivolgi al tu, la voce narrante diventa sguardo narrante, cioè si fa ancora più intima. L'altro aspetto che volevo mettere in luce è quello della Sicilia. Esatto, anch'io. Quando racconti della Sicilia, la tua lingua si densifica, cioè raggiunge una poesia veramente straordinaria. Sì. E per esempio quando ti chiedi ma come Maria Giudice è arrivata in Sicilia e parli anche della tua esperienza, mi hai dato l'impressione che la tua scrittura si facesse proprio quasi ponte sullo stretto per in qualche modo attraversare i vuoti della biografia di Maria Giudice, i silenzi. Ecco, secondo me, come hai descritto la Sicilia, hai raggiunto proprio delle vette straordinarie e se posso farti una domanda, cos'è la Sicilia sì. per te e come l'hai trasferita anche? Ma te leggerei, perché non lo sì, leggi tu sì, il capitolo? Pagina, ce l'ho qua, straordinario. Come ci arriva Maria Giudice in quell'isola lontana dove l'Europa si protende verso l'Africa? Quale mezzo di trasporto sceglie per il suo viaggio più lungo, il treno o la nave? Non me lo chiedo per semplice curiosità di narratrice, è che sono almeno per me due maniere diverse di accostarsi alla Sicilia, di scoprirla. Ci sarebbe anche l'aereo a dir la verità, ma ai tempi di Maria non c'erano voli di linea, rari e costosi peraltro, ancora ai miei tempi, quando ero bambina, e di conseguenza scartati a priori. Allora abitavo a Bologna e se scendevo in treno dovevo percorrere più di mezza Italia prima di arrivare allo stretto. Lì abbandonavo la terraferma e salivo sul ferribò per Messina. Una traversata breve, ma sotto i piedi avvertivo un minaccioso ribollire di vortici, l'urto delle correnti, la loro spinta aggressiva contro la terra. Se alzavo gli occhi vedevo l'isola ritrarsi, come per sfuggire all'impatto, e all'improvviso mi sentivo in pericolo. Quando invece sbarcavo al porto di Palermo era tutta un'altra storia. Dopo una notte di navigazione, di mal di mare e scrosci sulle fiancate dello scafo, mi accoglieva l'acqua ferma del molo, il respiro largo della città. E a quel punto l'isola mi sembrava la salvezza. Due approdi, due Sicilie. Dove sbarca dunque Maria? In quale delle due Sicilie? Mi vengono i brividi sì, a leggere questa. Perché qui entra l'esperienza di Maria Rosa, non è l'immaginazione. Cioè, mentre tu citavi... Poma citava Manzoni, no? Non è il romanzo storico di Manzoni, quando Manzoni dice se non ci sono le fonti per raccontare la sensibilità, eccetera, funziona, entra in gioco l'immaginazione del narratore, quindi dello scrittore. Qui invece entra in gioco non l'immaginazione ma l'esperienza, cioè la stessa vita di Maria Rosa. E lo troviamo qui, poi anche nella parte che riguarda il gruppo di scrittura, ma anche sulla maternità, quando ti chiedi, che è un tema ricorrente, diciamo, nei tuoi romanzi, nelle tue scritture. Ecco, vediamo la tua... Sì, certo, avete ragione. Cioè, la mia esperienza la trasferisco e mi trasferisco in quella di Maria Giudice. Però io ci ho pensato molto a questa cosa, come... Maria Giudice arriva in Sicilia, perché ci sono appunto due versioni discordanti, una che dice che arriva in treno e l'altra che dice che arriva in nave. Per me è verosimile solo quella della nave, perché? Perché lei il giorno prima, cioè lei doveva andare a un convegno socialista a Palermo. A Palermo si arrivava in nave, era a Messina e a Catania che arrivavi in treno, numero uno. Quindi lei andava a
Palermo, quindi la nave era. In più, il giorno prima del congresso, Maria Giudice, il giorno prima, due giorni prima, era a Civitavecchia a fare un comizio, cioè perché non perdeva mai tempo lei, ovviamente. Quindi se era a Civitavecchia, mi pare, e poi il giorno dopo, due giorni dopo, doveva andare a Palermo, è chiaro che era a Civitavecchia per prendere la nave e, per non perdere tempo si è fatta il comizio. Questo a me è sembrato, però proprio perché non volevo inventare, come diceva prima il professore, cioè mi sono trattenuta, cioè l'invenzione passa attraverso quello che tu hai letto, la mia esperienza, contatto con lei, però di quello che a lei è accaduto non volevo inventare niente. Certo. Anche qui mi soccorre il Manzoni. Il Manzoni appunto parte con un romanzo storico per poi dire che non si devono scrivere romanzi storici, guai a chi scrive romanzi storici, perché insomma la verità è della storia e va scritta la verità, e quindi lui rinnega la narrazione. Io non volevo nemmeno in qualche modo forzarla in una mia immaginazione, non volevo forzare, cioè l'avevo già fatto quando l'ho divisa in due nel mio romanzo D'amore e d'odio. Non volevo assolutamente farla serva involontaria della mia immaginazione, e quindi ho detto quando non so come lei ritorni dalla Svizzera. Ma in fondo non è, va bene che ciascuno si immagini quello. Se uno preferisce che lei vada giù in treno, vada giù in treno. Se, io penso che sia più probabile che sia andata in nave, però fate voi. Chi legge è libero di scegliere la sua immaginazione, la sua, ma non devo forzarla, io non devo forzarla a fare niente che non sia vero. Forse un'ultima cosa sulla maternità. Mi ha molto colpito quello che diceva il professor Poma sulla maternità, quando parla della maternità di Maria. L'ho trovato molto delicato e molto è una cosa che mi ha fatto che ho pensato, meno male che quest'uomo ha scritto questo libro su Maria Giudice, perché mi dice una cosa che secondo me gli deriva dalla sua razionalità di studioso e di studioso maschio. Cioè lui dice una cosa vera, a mio parere. Lui dice che il fatto, Maria Giudice, socialista, i socialisti predicano la limitazione delle nascite. No, è un dovere di un socialista dire pochi, mi raccomando. Questa ne fa 10, senza contare, immagino, gli aborti. Passi 1, passi 2, passi 3, passi 4, ma 10 sono. Allora lui, il professore dice: questo secondo me ci sta a dimostrare l'autonomia di pensiero di Maria Giudice. Cioè il partito dice pochi, a me che me importa, io ne faccio 10. Sono fatti bene. Però io penso che sì, questa è una spiegazione razionale e giusta, però c'è qualcosa di più profondo, di più viscerale, di più
E c'è proprio questa cosa che le donne della sua generazione, ma io penso anche le donne delle nostre nuove generazioni, non sanno dove sistemarla la maternità. Non sai dove mettertela, dove... E quindi le provi tutte in qualche modo, le provi tutte, e tutte hanno i loro pro e i loro contro. Lei lo dice, ci sono dei pezzi dei suoi articoli molto belli, che io alcuni li riporto, in cui lei dice: io arrivo a casa, bacio la mia bambina, che poi sarebbe Goliarda, e mi sento in colpa, perché l'amore per la mia bambina mi sottrae, è un qualcosa che sottraggo agli altri bambini che hanno bisogno di me, che non sono miei. E quindi c'è come una contraddizione profonda fra l'amore privato e l'amore sociale, che lei vive drammaticamente. Cioè, io penso che lei la maternità l'ha vissuta drammaticamente, ma l'ha vissuta. L'ha vissuta eccessivamente, forse, se, non sono certo io a poterlo dire. Poi io non l'ho vissuta, quindi, però anche quella è stata una cosa tipica della mia generazione, neanche Goliarda, peraltro, che era della generazione precedente, ha avuto figli. Però fa parte di una... dell'aria del tempo in qualche modo, che e però insomma lì, ecco, c'è una drammaticità che va oltre l'autonomia di pensiero, io penso, però non l'ho attribuito a Maria Giudice, metto chi legge di fronte a questo problema. Guarda, era proprio una domanda che ti volevo fare, e anche un elemento che mi ha profondamente colpito della vicenda di Maria Giudice. Pensavo all'oggi, no? E pensavo alla vergogna di essere madre e alla vergogna di non essere madre, come se ancora la maternità si abita nel corpo, ma non si riesce ad abitare nel simbolico. Ed è di così difficile, come dire, accogliere la madre e la non madre che è in noi, oppure anche sottrarci a questi due poli, madre e non madre. E, ecco, mi ha fatto sorgere proprio questa riflessione. E questo è un qualche cosa che tu nel tuo bel libro su Christine de Pizan, adesso permettete di andare fuori tema, no, ma tu metti in scena una madre e una figlia con il peso della maternità e dell'essere madre e dell'essere figlia, da una parte e dall'altra. Certo, il discorso sulla maternità è un discorso che il femminismo ha molto elaborato, ma non abbastanza, e soprattutto adesso mi sembra che si sia perso in qualche modo, perché invece di confrontarci con anche i modi diversi che oggi esistono di essere madre, ci si schiera come se dovessimo mettere un sì o un no sopra un questionario. Sei per la maternità medicalmente assistita? Sì, no. Sei per la maternità per altri, la gravidanza per altri? Sì o no? Non è un sì o no, è un interrogativo drammatico di cui dovremmo discutere, come forse discutevamo noi in questo, no, mio collettivo che rimpiango tanto, in cui c'era il litigio amoroso, il non essere
d'accordo, che però ci metteva d'accordo nel discutere di questo disaccordo. Scusate il bisticcio di parole, però era così. E mi piacerebbe che fosse ancora così. Però mi sembra che non lo sia, che per ora almeno non vedo segni. Grazie, Rosa. Sì. Penso che forse qualcuno dal pubblico vuole intervenire, credo. Marina? No? Non volevi? Dai. No, mando i documenti a Maria Rosa per avere una piega per cui non c'entra niente. Va bene. Però non va a vedere la tua piega, mandate. Sì. Va bene. C'è qualcuno che... qualche intervento? No, volevo dire, non mi scuso con Maurizio di Iris, che questo incontro fa parte, cioè viene promosso da Unione Femminile, ma anche da Iris, che è questa associazione di insegnanti di storia interdisciplinare, e all'interno anche di Milano si fa storia, che è questo progetto di rete, di associazioni e di enti che lavorano insieme per la diffusione e la divulgazione della storia e della disciplina storica. E quindi questo incontro è anche per gli insegnanti, anche se mi pare che non ci siano insegnanti in questo momento, infatti possiamo dare un attestato di frequenza per i docenti. Ecco, mi dispiace perché c'è stato anche un disguido con la Casa delle Donne, perché c'è un'altra iniziativa lì e quindi abbiamo due iniziative importanti contemporaneamente, quindi c'è, diciamo, c'è poca gente, c'è poca... Ecco, poche ma buone, sì. Ecco, sulla questione della maternità mi sembra, diciamo, ci sono tante cose da dire, anche perché, per esempio, nel movimento femminista sulla maternità non ha molto, diciamo, aperto il... Forse c'è stato... La libreria delle donne ha fatto un grande... Sì, sulla madre simbolica, certo, sì, sì. Però nel primo femminismo non... Insomma, io mi ricordo quando sono rimasta incinta mi sentivo in colpa, ecco. Mi sentivo in colpa perché non... mi sembrava di tradire, non ero in linea, sì. Però eravamo ancora fini anni 80, va bene. Però oggi sì, certo, c'è un grande dibattito, però forse bisognerebbe forse parlarne diversamente, sì. Non so cosa... Ringrazio allora le organizzazioni di questo incontro. Come sempre l'Unione Femminile, come sempre Cettina, per me Cettina ci conosciamo da 50 anni, per cui Concetta Brigadensi, Cettina Brigadensi, il professore Vittorio Poma e Nicoletta Bortolotti, a cui faccio tutti i miei auguri per questa sua avventura, prossima avventura. Grazie. Avventura, grazie. Prossima avventura. Grazie. E grazie a voi che siete venute, ovviamente. Grazie. Grazie a voi. Un attacco. Grazie mille.